Con calma, allora adesso ti tranquillizzi e me lo spieghi. Vai a fondo nel discorso e spiega. Con parole tue, come ti viene, viene. Vai, Checco. Magari c'è qualche problema a dire come ti questo viene? delirio a quest'ora? Come ti viene, ti viene. Dilla parole tue, falla parole tue, cioè spiega parole tue in pochi vocaboli, insomma. Ma perché ridi? Perché sta ridendo? Allora, stavi parlando, non stavi parlando di banane, quindi non c'è niente da Singhiozzo, ridere. singhiozzo, l'anello nel buzzo. Beh, tra banane e cazzi, poi quindi. Ragazzi, ma perché Ma state cosa c'entrano prendendo? ragazzi ora che c'ho la parte di cuore Perché dell'anello nel ragazzi pozzo? Vabbè, state prendendo ok. Parli di Maradona, cazze non so dopo, quello che so stai cazzi. facendo. Oh. Andando più Vabbè, banane. senti che parla! Hai malanciato la moda, ci sono tutti i bambini su Telegram che sparano banane a raffica! E adesso mi dice, ma ancora con ste banane? Se i bambini sono idioti e mandano le banane, mica è colpa mia, scusa. No, però tu li vizi! Io? Eh sì! Lo divizi. È per colpa tua che mandano le banane, non è per colpa mia! La community è tua, mica mia. Sentite, sentite, chi semina banane lo prende nel culo, ok? Vabbè, in mancanza di Oddio. meglio, io mi bevo il brodino. Ho capito il crudino. No, No, bene, brodino. stesso. Anarcolico biondo fa impazzire il mondo. Certo, L'anarcolico però, biondo fa senza il impazzire cane Dio. psicopatico non è niente, dai. Voglio il cane psicopatico io. È quello giusto per te proprio. Pensavo La giocava con banana te che sveglio. fa boh. Ma quello è quando squirta. Oddio. Anche le banane adesso? No, nel senso fa boh quando lei squirta. Casomai quando sono nere mosciolose che le prendi in mano. Ragazzi, abbiamo passato la mezzanotte, su questo sono d'accordo, però porca miseria. Ma così troppo, Elvis, cazzo. È la legge di Gay-Lussac, cazzo in culo Elvis, faccio che aspetta, se ciak. parli. Meglio un Wow, gelato, che meglio venduto. il culo gelato. Il gelato nel culo. O meglio, meglio il culo a banana. Abbiamo capito qual è il finale. Cioè, porti le mutande, cambi le mutande un giorno sì, un giorno no, e non hai i tarzanelli nel culo. Secondo me fanno No! festa. Scusa, cago ogni 2 giorni! Come Ma dopo cani? quando si cambia le mute. Ma che diamine! Ma io non lo volevo sapere però. Detto proprio sinceramente. Stitico? Mangi anche a mezzanotte e non caghi? Ma dove la tieni la roba? Va No, bene, quindi ok. Cioè, ha Va fatto bene. l'ululato come i lupi ha fatto. Bene, ok, ho capito. Basta. Sto Perché tu pesando un continui a dire tot, sì, ho Peruccio. capito? Che cosa hai capito? Io ho capito che uno caga una volta ogni 2 giorni, cambia le mutande una volta ogni 2 giorni e mangia 7 volte al giorno circa, cioè dalle 8 di mattina che si mangia le aringhe là, non so che cazzo mangia, a Comunque mezzanotte che si mangia la carbonara, vabbè. Ma io non mi chiedo più un cazzo. Non mi fa ridere che mi riesce il brodo tutto dal naso. Ma ancora lo devi finire, dalle 10 che ci sei dietro. Madonna, aspetta. Fino a poco tempo prima stavi parlando tu di banale, che cazzo Sì, ma Vabbè, tu io me continui, bevo. però giri il dito nella piaga. Vabbè, io bevo brodo caldo tutta la sera. Elvis, non si è No, capito niente giro il perché hai dito nella laggato banana, non nella piaga. malamente. Vabbè, ho detto, quello lì continua a bere brodo la notte, anche, cioè è dalle 10 che beve col brodo. Sta bevendo una betoniera, sta bevendo, cazzo. È vero. Ma quel brodo non è gelato. No, veramente bello fumante sul fornello. Aspetto che ghiacci un po'.
Beh, la mela cotta ancora meglio, però vabbè, dai. Con quella sì che vai a cagare spesso. Ehi! Mangi troppo e ti caghi anche addosso. Sì, c'è da bestemmiare due ore per scrostare la teglia. Anche la ciambella del vata, tranquillo.